Ciao a tutti, eccoci pronti per una nuova storia. Sarà una storia tutta ambientata nella preistoria e i protagonisti saranno due dei personaggi che abbiamo già conosciuto nella storia dei piccoli indiani Cheyenne, per chi l'avesse seguita. Sono Federico e Camilla e per chi non lo sapesse sono i miei nipoti. È una storia scritta sempre e illustrata da mio padre Paolo. E io vi ricordo che se non l'avete ancora fatto, potete ancora iscrivervi al mio canale, lasciarmi un bel pollice in su e se volete anche un commento. Bene, se siete pronti, allacciate le cinture e seguitemi in questa nuova avventura. Buon ascolto e buona visione a tutti. C'erano una volta due bambini. Si chiamavano Camilla e Federico ed erano cugini. Un giorno di pioggia, ed era un lunedì, si annoiavano moltissimo. Federico era a casa del bisnonno e per passare il tempo gli venne voglia di guardare le figure di qualche bel volume. Allora prese una scala e si arrampicò nella biblioteca. Trovò così un grosso libro dall'aspetto molto antico, che suscitò la sua curiosità. Lo prese, anche se pesava moltissimo, e lo mise sul tavolo. Ma quando cominciò a sfogliare le pagine, il bambino lanciò un urlo di sorpresa. Dall'interno del libro saltò fuori uno strano ometto nero, tutto nudo. Evviva, evviva! Si mise a gridare quello strano personaggio. Sono libero! Ero schiacciato tra le pagine come un fiore messo ad essiccare. Oh, bravo bambino! Hai aperto il libro e mi hai liberato! Leggi, leggi quello che mi è capitato! Il bambino era così contento di aver trovato un modo per passare quel noioso lunedì che non si stupì più di tanto di quell'apparizione improvvisa. Buongiorno, Mino Nero. Mi spiace. Io non so ancora leggere. Dovrai essere tu a raccontarmi la tua storia. Quindi mettiamoci comodi sul divano e dimmi quello che hai da dirmi. L'omino nero non mangiava da talmente tanto tempo che prima di cominciare il racconto chiese a Federico qualche genere di conforto che gli venne prontamente fornito. Dopo il pasto abbondante, l'omino nero cominciò a raccontare e disse a Federico di chiamarsi Robinson e dato che era un lunedì, il bambino lo ribattezzò Robinson Lunedì. Era un marinaio e un giorno, dopo una terribile tempesta, la sua nave era naufragata in un'isola deserta e solo lui si era miracolosamente salvato. L'isola però non era un'isola qualunque, ma stando al racconto, a quanto pare l'isola non era affatto deserta. Era abitata da mammut, da rinoceronti pelosi e da uomini preistorici. Dopo lunghi mesi di permanenza, finalmente costruendosi una canoa, l'omino riuscì a tornare nel mondo civile, tanto che poi scrisse un libro sulla sua avventura. Nessuno però aveva voluto credergli, dandogli così del bugiardo e del mitomane. L'omino, offeso e arrabbiato, un giorno si sdraiò fra le pagine del suo libro e si addormentò e lì rimase per tutti quegli anni. Ma è una storia fantastica! Gridò Federico in preda all'entusiasmo. Io voglio assolutamente andare a vedere quest'isola. Ah beh, sei così? Ci dovrai andare da solo. Io non tornerei in quel posto per tutto l'oro del mondo. E poi ci vogliono giorni e giorni e giorni di navigazione. Fossi matto. Quello che posso fare è disegnarti una mappa per raggiungere l'isola. Oh, sarebbe magnifico. Ma io non ci voglio andare in nave. Io voglio andarci in aereo. Aereo? E cosa sarebbe un aereo? L'aereo è un veicolo volante che serve per raggiungere i posti più velocemente. Ai tuoi tempi non l'avevano ancora inventato. Fu così che lunedì, avendo avuto dei fogli di carta e un pennarello,
si mise a disegnare una carta geografica e bisogna dire che era piuttosto bravo. Federico era un esperto di navigazione aerea e si rese conto che caricando il suo aereo con tutta la benzina possibile poteva trovare l'isola e poi ritornare a casa. Era inverno e il suo bel giocattolo volante tutto rosso era custodito in un capannone con una coperta sul motore per non fargli prendere freddo. Desiderava partire al più presto, dato che non vedeva l'ora di vedere i mammut. Quindi fece il pieno di carburante, infilando delle taniche supplementari nella carlinga. Ma non gli andava proprio di affrontare quell'avventura tutto solo. Quindi prese il telefono e chiamò sua cugina Camilla. La bimba non se lo fece ripetere due volte e comparve sul campo di corsa tutta affannata con uno zaino pieno di bagagli, e fu un grosso problema trovar posto per tutta quella roba dentro il povero aereo. E venne il momento della partenza. Alle prime luci dell'alba Federico accese il motore, lo fece un po' scaldare e finalmente diede gas. L'aereo per un po' corse sull'erba del piccolo prato dietro casa, poi si staccò anche se con un po' di fatica. E dato che la meta era un'isola, Federico puntò decisamente verso il mare. Per lungo tempo sorvolarono solo l'oceano che sembrava senza confini, ma ecco che verso sera comparve all'orizzonte un'isola che, quando fu più vicina, si rivelò quella giusta. Infatti, con le sue montagne al centro, era inconfondibile. La carta disegnata da Robinson lunedì era perfetta. Il piccolo aereo doveva superare quelle alte cime per andare dall'altra parte dell'isola, dove avrebbe trovato un ampio prato per poter atterrare. Ed ecco finalmente una zona pianeggiante per poter atterrare. Sull'isola vi era anche un lago, dove vivevano gli uomini preistorici di una tribù che si chiamava Cro-Magnon. Secondo Robinson lunedì, quella gente non aveva un carattere facile, ma non erano particolarmente cattivi. Era più pericolosa un'altra tribù che viveva nelle caverne della montagna. Erano molto più primitivi ed erano noti come uomini di Neanderthal. Ecco, ormai l'aereo era sulle coste dell'isola. Bene, cari amici, per oggi mi fermo qui. Spero che anche questa storia vi piaccia. Se è così, continuate a seguirmi per le prossime puntate. Io vi saluto, vi ricordo che se volete potete iscrivervi al mio canale, lasciarmi un bel pollice in su e, se avete qualcosa da dirmi, anche un commento. Io vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata. A presto!